Buongiorno ragazze, eccomi finalmente tornata con uno dei video più richiesti in assoluto, ovvero la morning routine. So che vi piacciono tantissimo questi video e poi in tantissimi mi avete chiesto di registrare questo video a casa nuova, quindi sono contenta di essere finalmente riuscita a registrarlo. Come potete notare, questa mattina mi sono svegliata da sola, ma questo succede il 99% delle volte perché Stacy deve alzare molto prima di me, quindi io quando lui esce di casa sono ancora a letto e mi sveglio poi con calma più tardi, ovviamente sempre in compagnia di Gioia perché si è abituata a dormire con noi e quindi ci svegliamo insieme. Come prima cosa mando il messaggio a Ste dopo essermi svegliata, infilo le papucce, queste sono di H&M, le ho prese qualche anno fa, sono comodissime, le adoro per stare in casa anche perché tengono un sacco di caldo, e poi ovviamente vado ad aprire le finestre per far entrare quanta più luce possibile. Io adoro svegliarmi con la luce del giorno, no? Quindi sicuramente la prima cosa che faccio è aprire tutte le finestre, tutte le ante di tutta la casa, e ovviamente faccio anche prendere aria alla stanza, quindi vado a spostare quanto più indietro il piumone, in questo modo anche il letto prenderà aria, e poi mi dirigo in cucina perché un'abitudine che ho da quando sono qui è quella di fare subito colazione. Prima preferivo dedicarmi alla skincare, alla pulizia del viso, invece qua mi trovo molto molto più comoda e preferisco insomma svegliarmi con una bella colazione. Solitamente la mattina mi preparo il cappuccino, in realtà me lo prepara la macchina del caffè. Da quando siamo qui abbiamo acquistato una macchina del caffè con cui ci troviamo davvero benissimo, la utilizziamo tantissimo, è la mia grande alleata specialmente la mattina perché non ho voglia di fare assolutamente nulla. Quindi come abitudine mi preparo il cappuccino, bevo sempre un succo di frutta, un bel bicchierone perché mi dà subito la carica, e poi ogni tanto mi concedo qualche sfizio. Stamattina ho deciso di mangiare qualche fetta biscottata con la nuova crema pan di stelle che è buonissima, è molto simile alla Nutella e mi piace tanto. Ovviamente anche quando faccio colazione sto un po' sui social, quindi guardo Instagram, le nuove foto che sono state pubblicate, controllo se ho qualche mail a cui devo rispondere, e poi dopo aver finito di fare colazione ovviamente devo sistemare tutto. Un'abitudine che ho adottato sin da subito da quando vivo con Ste è quella di voler riordinare la cucina subito dopo averla utilizzata, la voglio subito vedere in ordine, quindi dopo aver pranzato, dopo aver fatto colazione come in questo caso, vado a prendere i piatti, i bicchieri, insomma le cose che ho utilizzato, le risciacquo velocemente e le metto in lavastoviglie. Finito di riordinare la cucina mi dedico alla skincare, quindi vado in bagno e come prima cosa faccio una detersione completa al mio viso e utilizzo un detergente di Pixi che sto utilizzando ormai da qualche settimana e mi ci trovo molto molto bene. Lo vado ad applicare su tutto il viso con movimenti circolari, poi sciacquo con acqua tiepida. È un detergente indicato per i pori, quindi fantastico. Poi passo a una crema idratante che vado ad applicare su tutto il viso. Mi raccomando ragazzi, la crema idratante è importantissima, quindi tutte le mattine, specialmente in inverno, la vado ad applicare su viso e collo. Molto spesso ci dimentichiamo del collo, ma è importante anche quello. E poi quando ho un po' di tempo mi piace concedermi anche una maschera. Stamattina ho deciso di fare questa maschera in tessuto che avevo preso ancora a New York diversi mesi fa durante il mio ultimo viaggio. L'ho trovata nel cassetto, quindi ho deciso di fare questa. Si tratta di una maschera in tessuto illuminante che ho lasciato agire per una ventina di minuti e nel frattempo sono andata a rifare il letto. Solitamente, ma quando tenevo le maschere in posa o guardavo qualche video su YouTube o stavo su Instagram, invece adesso devo sistemare casa, però devo dire che il tempo così mi passa anche più velocemente. E poi sono andata anche a dare una spolverata ai comodini. Passati 20 minuti sono tornata in bagno, sono andata a rimuovere la maschera e ho massaggiato il prodotto rimasto sul viso con le dita. Ovviamente mi sono lavata i denti, mi sono pettinata i capelli, insomma le solite cose, e poi come ultimo prodotto ho messo un contorno occhi di Darth Fenn. Si tratta di un contorno occhi illuminante, anche leggermente colorato, che vado ad applicare con le dita. Passo poi al trucco, che è praticamente il trucco che sto utilizzando quotidianamente. Vado a realizzare la base con fondotinta, correttore, cipria e utilizzo il bronzer per scaldare leggermente l'incarnato. Ovviamente ridefinisco le sopracciglia con la matita di Benefit, passo agli occhi, riutilizzo il nuovo eyeliner di Benefit che mi sta facendo impazzire, ovviamente tanto tanto mascara, un po' di blush sulle guance, ovviamente anche un po' di illuminante, e per completare il trucco utilizzo il rossetto di Puro Bio nella colorazione 02. Fatto questo ovviamente mi cambio, perché ero ancora in pigiama, mi cambio per portare Gioia a fare una passeggiata. Tra l'altro oggi era una bellissima giornata di sole. E nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto
compagnia. Se è stato così, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!